Il guru discepolo sulla gentilezza del nemico. Ho menzionato prima questo. Bisogna guardare questo come l'amico virtuoso della pazienza che ci permette di completare il sentiero per l'illuminazione. L'amico virtuoso che ci dà gli infiniti meriti e che ci permette di arrivare all'illuminazione, è già un cielo di gentilezza. E in questo ancora puoi meditare, ancora nel modo della natura ultima. Meditare sulla pazienza nel metodo della natura ultima. Oggi mi ha spiegato questa cosa qua, ieri no, ieri sera particolarmente. Per esempio, nella visione della mia mente, che è l'ignoranza, nella visione della mia mente, che è l'ignoranza, che mi danneggia. Chi è che mi danneggia? Che abusa di me? Chi è che mi danneggia, che mi fa del male? Il vero, ciò che veramente mi fa male, chi è il vero, il reale? Voi stessi, il vero io che è danneggiato dall'altra persona. Il vero danno, anche il danno è vero. E chi è che dà il danno? Anche quello è reale. L'altra persona, anche quello sembra vero. L'oggetto che vi danneggia, l'io vero, e poi il danno è vero, e l'altra persona che dà, che causa danno, è vero. È come se esistesse dalla sua parte. Meditiamo in questo modo, no? Quindi ho spiegato in questo modo, per cui vedete come questi esistono, come esistono, come esistono. Come mero nome. In realtà sono l'oggetto del danno, il danno come mero nome e anche la persona che danneggia come mero nome. Quindi l'io danneggiato come mero nome, il danno mero nome e l'altra persona che danneggia mero nome. Quindi la mente, indipendente dagli aggregati, ha meramente etichettato io. E è estremamente sottile quello che l'io è. È proprio così. L'io non esiste. Non esiste in quel modo. È come se non esistesse. È come se non esistesse. Vedete? È incredibilmente sottile. È come se non esistesse per la mia mente. Quindi tutte queste, vedete, il punto successivo è il secondo successivo, appare come reale, cioè questa decorazione, questo ornamento, questa proiezione data dall'ignoranza, che avendo troppe impronte mentali negative sul proprio continuo mentale da rinascita senza inizio, e quindi
il secondo successivo, il terzo secondo, allora a quel punto completamente ci si affida, ci si fida, si crede che è reale. Così, esattamente lo stesso modo qua, esattamente così, il vero oggetto che mi danneggia, il vero io che danneggia me, il vero danno è la vera persona dell'essere che mi danneggia. Voi vi fidate completamente di quello. Ora l'io, adesso l'io. Ora l'io. Proietta, lo decora, lo orna come vero e vi fidate completamente di questo, che è veramente così, ma non è lì, non c'è assolutamente niente, non c'è neanche la misura della grandezza di un atomo, non esiste in modo assoluto, in realtà non esiste, così. Voi siete e cinque aggregati veri non ci sono, in assoluto non ci sono. E tutto il mondo, tutto quanto è la forma, il suono, l'odore, il sapore, questo mondo che sembra veramente reale non c'è, in assoluto non c'è. In realtà. You see, all this as tutte queste. All this. Tutto questo bisogna realizzare. Your own mind. Tutta la vostra mente. Hallucinated. È allucinata. Your own mind. La vostra mente è allucinata, è come un sogno, è come un'illusione, è come un sogno. While you're dreaming, quando voi sognate non riconoscete che io sto sognando, credete che tutto quanto sia completamente vero, esattamente così, ecco, esattamente così, voi state... Voi credete che siete in questa illusione, ma credete assolutamente che questa è un'illusione. È un'illusione, ma non la riconoscete come un'illusione. La vedete come un'illusione, esattamente così, uguale. Esattamente così. Bisogna realizzare che quello che noi stiamo sperimentando è come un'illusione, e in questo modo, come il sogno, e così non ci si deve arrabbiare, così non ci si arrabbia riconoscendo questo. Nel Bodhisattva Charivatara. Così i fenomeni che sono vuoti, che non esistono dalla loro parte, non c'è assolutamente, non c'è una, c'è né perdita, né, non c'è né ottenimenti né perdite, non c'è infelicità e non c'è felicità né infelicità. Siamo completamente nieva. Completely looking down, you see? Oh, tutte quante le critiche, non ci sono critiche né lodi, non c'è assolutamente niente lì. So what do you do? E quindi quello che voi fate, you see,
il nemico nel sogno, nel sogno ci sono delle persone che vi danneggiano, quindi pensate che sono nemici, però quando vi svegliate sapete che non esiste e non vi arrabbiate. O qualcuno che voi conoscete gli ha danneggiato nel sogno, però dopo quando vi svegliate sapete che non è vero e che non è successo. Quindi non vi arrabbiate con quella persona, esattamente lo stesso modo, è uguale. You see? Vedete? So, quindi il vero oggetto che riceve il vero danno dal vero, il vero danno dal, da, dal vero, dal, dalla vera persona che, da, che danneggia, non c'è neanche della misura di un atomo, non c'è. Quindi non c'è, non esiste, per cui il nemico presente, il nemico presente non esiste dalla sua parte. Like the dream. Come nel sogno. Like the dream. The dream somewhere. Come nel sogno. Nel sogno qualcuno vi danneggia, però riconoscendo che il sogno è sogno, non c'è. E quindi. Così in quel modo. Così in quel modo riconoscete che è come il sogno. E così non vi arrabbiate con quella persona, come vi ho menzionato. Quando voi siete vi arrabbiate, voi meditate con l'io, sull'io. Guardate l'io, come esiste nella realtà. Come mero, mero nome. L'io esiste come mero nome. Non esiste dalla sua parte. In assoluto, esiste solo come vero nome. In mio nome. Come mero nome. O solo come nome. E quando pensate in quel modo, non c'è assolutamente spazio per far sorgere la rabbia. Viene completamente distrutta. Viene completamente eliminata. Only when the real I. Soltanto quando il vero io appare e ci credete, allora sorge la rabbia. Come ha detto la, come ha detto la Mason K, come discriminate fra buono e cattivo, e quindi sorge il rancore. Oh.